Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZooPlayers. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con Tormented Souls. Prima di partire ragazzi voglio spendere giusto due parole per quello che sta accadendo oggi, esattamente 4/10/2021. Sto registrando l'ottavo episodio che posterò domani, però mi sento in dovere di dire che sono vicino moralmente, per quel che mi riguarda ragazzi, di più non posso fare assolutamente, ma moralmente per chi di voi magari è di Savona o magari ha dei parenti o amici che vivono a Savona. Io spero vivamente, raga, che stiate bene a livello umano, quindi di salute e di tutto quanto. Le cose materiali, lo so, è bruttissimo da dire, ma si ricostruiscono, anche se comunque girano i maroni, per così dire, anche perché uno costruisce un qualcosa e tira su magari una casa e dei beni, anche se sono materiali, ma comunque ci mette una vita di sacrificio e di fatica, quindi mi sento in dovere di dire che vi sono veramente vicino ragazzi, e questo ve lo dico da visto che vivo alla Spezia e in questo momento sento il maltempo che si sta avvicinando, siamo nell'allerta gialla e parecchi anni fa è successo anche a noi un qualcosa del genere. A me personalmente non mi ha toccato in maniera eccessiva perché vivo in una parte della città abbastanza sovraelevata, ma ho vissuto sulla pelle di amici e di colleghi che purtroppo sono stati danneggiati in maniera abbastanza tosta e grave da questa alluvione che è successa alla Spezia anni fa. Quindi mi posso solo che immaginare cosa stanno vivendo le persone di Savona in questo momento, quindi mi sento un po' in dovere quantomeno di dirvi che vi sono vicino a livello umano, quindi morale di più non posso fare purtroppo. Spero vivamente che questa volta qua lo Stato si metta una mano sul cuore e dia un aiuto concreto agli abitanti di Savona, perché essere nuovamente abbandonati a noi stessi qua c'è veramente da incazzarsi. Però non è un canale che tratta argomenti, tra virgolette, per così dire, di politica o via discorrendo. Non voglio neanche entrare in merito perché poi mi incazzo veramente in una maniera che diventa improponibile. Quindi, ripeto, ragazzi, vi sono vicino a voi di Savona, sia voi che magari parenti, amici. Detto questo, ragazzi, speriamo bene, dai, speriamo bene. Comunque, ragazzi, concentriamoci sul gioco, cerchiamo di svagarci un po' mentalmente con questo ottavo episodio per quanto riguarda Tormented Souls. Mi è stato consigliato, suggerito dalla nostra amica barra amico Melania, so che è un nome femminile, però magari c'è il fratello che utilizza il profilo della sorella, è capitato più volte, quindi amico barra amica mi ha consigliato, suggerito di praticamente combinare questi due elementi, la sacca di sangue con questo stampo qua, e funziona, grandissima barra grandissimo Melania. Ok, quindi cosa dobbiamo fare adesso? Oltre ad andare a recuperarci il pungolatore, l'arma, e vedere come funziona il discorso del floppy disk, andiamo a posizionare, ragazzi, merda, ma da dove cazzo è spuntato sto schifo? Ma non c'era, no, ce l'abbiamo uno dietro. Sti cazzi, no, si va di fucilazzo qua, raga. Che cazzo. Dicevo, bisogna... No, morici. Ok. Allora, bisogna tornare indietro nel tempo. No, non questo, voglio riequipaggiare questo. E caricare, ok. E tornare indietro nel tempo, mettere lo stampo nel freezer. Ecco perché potevamo entrare in quella stanza. Sì. Maledetta merda. E piazzare lo stampo nel freezer e magari lo lasciamo lì, perché non so se andiamo a tirarlo via. Lo rimettiamo dietro zia, ok, di nuovo indietro, vai grande, via, scappa. Ok, no, allora combina, voglio risparmiare un po' i proiettili, ne abbiamo veramente pochi raga, mentre cazzo, 63 più 3, ok, combina così, ok. Poi riprendiamo un attimo il discorso. Oh, bella lì. Dicevo ragazzi, piazziamo il nostro stampo nel freezer e lo lasciamo lì. Lo lasciamo lì perché non vorrei che levandolo prima e lasciandolo nel menu vada a scongelarsi. Ormai le penso tutte, raga. Ci sta di no, però tanto nel freezer non va perso, quindi lo lasciamo lì finché non andremo ad utilizzarlo all'interno di quel meccanismo al di sotto del salone principale. Dunque, allora, facciamo così, sbam, andiamo a piazzare lo stampo di qua, ok, sì, era questa qui perché quella in fondo era quella del
della batteria. Là. No, 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 momento, dobbiamo aprire prima il tutto. Ok. Usa. Perfetto. Grandissimo. Anzi, grandissima barra, grandissimo Melania. Poi mi è stato suggerito, ora purtroppo non ho, mi sono segnato il nome, ragazzi, di andare nella stanza dello specchio dove c'era il prete, appunto, per recuperare l'arma. Mi sa che era lì, raga. Allora, bisogna tornare indietro, uscire di qua, andare dall'altro lato della balconata. Sbam, di qua. Mi sembra di qua. Un attimo, devo dare un'occhiata. Spogliatoio, no, non era di qua. No, 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 no. L'altra porta. Recuperiamo l'arma e dopodiché andiamo a vedere il discorso del floppy, come dicevo poco fa, mi sembra. Reception, ok. Andiamo a vedere il discorso del floppy. E il floppy, secondo me, ragazzi, va utilizzato nell'unica porta in cui sembra che serva una tessera magnetica. Perché richiedeva un disco, non una, un badge. Se non ricordo male. Quindi magari il floppy va tipo... Dove cazzo era il prete di qua? Va tipo, che so io, magari... Oh, che cazzo succede? Di qua. Va hackerato. Non so neanche se si possa hackerare un floppy, però... Comunque... Allora, stanza dello specchio era di qua? 2B? No. Cioè, sì, nel senso qua a sinistra. Ok. Ok. Allora, io entravo nello specchio, però non ho riguardato questa porta. Perché mi sono confuso con la porta che c'è all'interno dello specchio, che era chiusa. E difatti... Sbam! Il pungolatore, ragazzi. Oh, bene, bene. Mio... Ok, vediamo se c'è qualche lettura, qualcosa di utile. Vai con questo. Rilascia una scarica elettrica, un'arma di fortuna. Ok, andiamola a vedere, raga. Dove cazzo sta? Eccola qui. Equipaggio. Ganza. Bellissima. Ok, abbiamo recuperato anche... Poi c'è anche una porta qua che dobbiamo... Esplorare una sezione qua. Non si apre, ottimo. Bella lì. Ah. Spero di non essermi pescato qualcosa. Aver lasciato aperto qualcosa, magari. Cioè, aver lasciato chiuso qualcosa, una porta da qualche altra parte. Va bene, detto questo, andiamo dal floppy. Sono curioso di utilizzare quest'arma qua, raga. Vediamo come funziona. Quindi il floppy, sempre se non ricordo male, siamo nel salone principale e dobbiamo andare direzione magazzino. Ad un'occhiata alla mappa, va? Non mi fido assolutamente di me stesso, ragazzi. Allora. Sbam, vediamo un attimo. Oh, si va giù di... no, si va? Sì, si scende. Sala riunioni, ufficio, questo è in alto, si va in basso, magazzino, eccolo qua, esatto, quindi si entra per la cappella, si va in fondo, sinistra, dove avevamo l'armadio con la batteria, o la cucina con lo stampo, e si va dritti. Ok. Potevo anche sbloccarlo l'ascensore, ho lasciato il carrello in mezzo ai maroni, però vabbè. Magari ci serve per far qualcosa di rapido e tornare qua su. Meglio lasciarlo giù, eh? Che purtroppo dal basso non possiamo richiamarlo, raga. Ok. In velocità, zia, in velocità, che qua dobbiamo fare il più possibile oggi. Bisogna andare avanti a manetta. Onestamente, ragazzi, non ho dato un'occhiata su Steam se è uscito effettivamente Succubus. Mi pare si chiami così, il secondo capitolo di Agony. Non ho guardato se hanno confermato l'uscita per domani.
ma momentaneamente non lo so, adesso vedrò se iniziarlo domani, in caso dove succede domani, o aspettare verso fine settimana. Ok. Oh, qua siamo liberi, non c'è nessuno a romperci i maroni, perfetto. Ma cazzo c'è qua, niente. Ok raga, qua c'è il discorso del floppy. Allora, inserire il floppy per impostare una nuova parola chiave. Ok, allora, la prima cosa che bisogna fare, cosa che non ho fatto l'altra volta, è esaminare sta roba qui. Ok. Momento. 3 più 6 meno 9? Che cazzo vuol dire? Per chi non è pratico dei floppy, ragazzi, questo era il blocco per non far sovrascrivere o comunque fare dei danni nei floppy. Ai tempi io c'ero, ragazzi, io c'ero, quindi sbam. Slucchettiamo il floppy. Però qua parlava di 6, com'è? 3 più 6 meno 9? Ci sono dei nomi qua. 3 più 6, Lomar Tisha meno Luis. Che palle. Allora, 3 più 6 meno 9 o uguale a 9, quindi Luis. 3 più 6 è uguale a 9, non è meno. Secondo me non è meno, raga, è uguale a 9. Luis, scegli una parola chiave, premere invio per accettare. Ho capito. Ah, devo usare la tastiera per forza in questo caso qua. Vabbè. Non va. Forse un attimo, interagiamo col mouse. Interagisci. Puntatore indietro. Dovrebbe darmi la possibilità con... Ah, ma scriviamo proprio sulla tastiera. Ok. Vabbè, sono veramente stupido. Lo is. Scrittura della parola chiave sul floppy. Ah, la parola chiave. Quindi c'è sovrascritto il floppy. Un'apertura per floppy disk, ok. Per tirarlo via. Kalan, Tisha, Milka, Tamar, Jawad, Judith. Allora, però no, un attimo, raga, devo ragionarci. Noi abbiamo messo Lois, giusto? O Luis? Secondo me è Lois. Dove andava inserito il floppy? Se non ricordo male, raga, bisogna tornare su in alto. Sala da pranzo, sala riunioni, no. Ok, spogliatoio. Corridoio. Comunque era da ste bande qua, dove c'era l'ufficio, il discorso del... Eccolo qua. Sala parto, stanza neonati, farmacia. No, dove cazzo è l'ufficio, ragazzi? Vabbè, comunque vado un attimo al sentimento, dove mi ricordo che bisogna andare. Si torna su in alto. Che cazzo, io qua sento sempre ciancicare qualcosa, qualcuno che mastica. C'è qualche stronzo di bestia nascosto da qualche parte lì, raga. Sono quasi sicuro che era qua su, perché è dalle parti dove c'era l'ufficio. Ora datemi il tempo, raga, di esplorare un attimino. Oh, poi fatemi sapere anche voi, ragazzi, se vi fa piacere, anche se faccio dei giri a vuoto così, di accompagnarmi in questi giri a vuoto, oppure preferite che, non so, faccio dei tagli. Però comunque non era qua. No, non era qua. Vabbè, qua possiamo passare. Corridoio dell'ala ovest, ma non era qua. Mi sa che era da tutt'altra parte, perché qua era... E infatti abbiamo fatto il giro tondo. Allora, un momento, torno indietro. Era dall'altro lato. Porco cane.
Esci qua dove c'era il prete col tipo, ok. Però volevo dare un'occhiata a Operation Room. No, 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 non di qua. Spogliatoio, usciamo, ok. Devo andare. Che cazzo, sta cam di merda. Devo andare dall'altro lato, raga. Salone principale, che due maroni di qua. Quindi queste due sono collegate e io devo andare di qua. Vediamo un attimo. Corridoio della sala da pranzo. Mi sembra, eh. Allora, qua è chiuso. Qua dovrebbe esserci una porta. Do un'occhiatina a tutto. Sala da pranzo, no. Non è qua. Bisogna andare di qua. Dovrebbe esserci tre. No, non sono tre. Biblioteca, passiamo alla biblioteca. Ok. Dov'hai, zia? Ok. Corridoio del secondo piano. Mi pare che non lo so. Dovremmo essere dal lato giusto. Sì, perché qua c'è la biblioteca, poi ci sono gli stronzi con le spade da questo lato qua. Oh, eccola qui. Perfetto. Allora, fatemi vedere un attimo la mappa. Dove cazzo siamo finiti qua? Sì, dovrebbe essere l'ufficio. Dovrebbe essere l'ufficio. No disk, infatti, il disco andava inserito qua. Usa. Errore. Ho sbagliato qualcosa. Recupera sto cazzo di disco, ok. Ma perché allora mi dice 3 e 6, 9 o meno 9? Però se fai 3 più 6 fa 9, meno 9 fa 0 e qua non ce n'è di zeri. A meno che non intenda questo qua cala. Uff, ma perché sti enigmi di merda? Tocca tornare giù, raga. Dai, qua faccio un taglio e ci becchiamo nel magazzino, ragazzi. Ok, ragazzi, allora, visto che non ne vengo a capo, ho provato più volte, più schemi e più nomi. Sono dovuto andare a vedere, assolutamente, perché se no sono bloccato a manetta. Chissà quanto tempo mi ci vuole per risolvere questo enigma qua. Dunque, qua si parla di, almeno ve lo faccio vedere, ve lo spiego insieme. 3 più 6, meno 9. Ok, quindi è un meno, non uguale 9. Cosa succede? Noi abbiamo l'Omar Tisha e Luis o Lois. Dunque, vanno eliminate le lettere che troviamo all'interno di questi nomi, quindi LO rimane Mar, IS da Tisha e rimane TH, quindi Marta. Il problema è che la moglie dello stronzo, del medico, del dottore, si chiama Maria. Ora non vorrei che questa cosa qua sia stata cambiata a livello di traduzione, ora non sono esattamente sicuro, però le bimbe si chiamano Anna ed Emma e la moglie Maria e il tizio William. Quindi questa Marta che cazzo è? Comunque, vabbè, senza porci troppe domande, Marta con la H. Ok. Funziona per forza perché, ripeto, sono dovuto andare a vedere, raga, non riuscivo a capire se con meno 9. Non mi ha dato quell'input da. Vabbè. L'altra volta ci si è cavata alla grande, ma a sto giro mi è toccato andare a vedere. Ok, ragazzi, quindi ci ritorna su. E proviamo il discorso qua. Ok. Abbiamo formatato il disco. Perfetto. E quindi ci ribecchiamo su in alto. Ok, ci siamo ragazzi. Proviamo sto floppy disk. Usa. Dimmi. Oh, ok, sono andato a vedere sti cazzi. Cioè, penso che lo dobbiamo lasciare inserito. Probabilmente ha aperto questa sezione qua. Vabbè, andiamo a vedere dopo cos'è. A parte che appena apriamo, camera da letto. Ok.
Perfetto. Qua possiamo salvare. Che cazzo. Oh, possiamo provare il pungolatore barra. Sto cazzo, sei cattivo. Quindi lo stordiamo e poi ci diamo di piede di porco. Bah, cazzo. Veramente manesca la nostra eroina. No! Che cazzo fa? Poveraccio. Ogni tanto mi fanno anche mezza pena sti mostri qua. Allora, di qua non c'è una... Un momento. Mamma mia che palle sta cam, raga. Sai che non ci sono più abituato a giocare con la cam fissa, ma... Allora, c'era qualcosa di là, però diamo un'occhiata anche di qua, va. Che roba è? Ok. Non male. Un po' di calo di frame rate, ci sono troppi elementi. E questo? Un disco in vinile. Ma... Dico... Ma... Ok. Questa fa sempre comodo. Non possiamo leggere niente qua? No. Abbiamo una lettura. Allora, questo è il diario di Maria, infatti la moglie di William. Si chiama Maria. Allora, 21 maggio 1968, sono incinta. William è pieno di speranze, ma è più misurato e riservato dell'altra volta. Ha assunto una domestica che mi accudisca e lei non mi ha mai lasciata sola. All'inizio l'idea non mi entusiasmava, ma durante i mesi trascorsi insieme, io e Anna siamo diventate buone amiche. Ah, l'ha chiamata come... cioè, sta tizia qua si chiama come una delle sue figlie, va bene. Siamo quasi coetanee e lei condivide la mia passione per l'arte. Alcuni pomeriggi parliamo per ore di artisti, celebri, poesie, dipinti e sculture. Mi sento un po' in colpa, non ho mai potuto parlare di queste cose con William. Naturalmente, non mi sono mai interessata molto all'unica materia di cui ama discutere, la medicina. Ok, vabbè, ognuno il suo. Sempre la stessa? Sì. Vabbè, questo potrebbe essere un indizio, come no. Perché... in questo gioco non si capisce quando ci sono gli indizi. Ok, attico, addirittura. Siamo nell'attico. Ma possiamo darci la gambe, quindi. No. A me non mi pare un attico sto qua, raga. Cazzo. No! Che roba è? Cazzo. Che cazzo è sto coso? Non ho salvato, no! Ecco. No. Momento, proviamo il pungolatore, ragazzi. Che dite? Combina. Guipaccio. Dov'è? Ma è un fantasma. Ok. Non so quanto sia tosto, raga. Però proviamo a vedere se con due e tre mazzate ben assestate. Ma è una tipa perché vedo... No, oh, cazzo. Che c'ha tipo delle tette abbastanza discutibili, ma... Muorici? Allora, la I di questo personaggio non è esattamente il top. Ma assolutamente, anche perché... Diciamo che è una specie di boss. Cazzo, come è schizzato via. Sì, diciamo che è una specie di boss. Ammazziamolo qua, facciamo la vicenda un attimo. Non devo bloccarlo, non devo avere la possibilità di bloccare una specie di boss con un'arma corpo a corpo, assolutamente. Però, vabbè, già che ci sono sti cazzi, combina, prendiamo anche una schioppettata. Mancato. Ah, rimane tipo... ok, dai. Andiamo di questo. Là. Praticamente possiamo eliminarlo così. Vado avanti all'infinito a prendere la bastonata. Ok, sì. Ammazziamo easy qua. A meno che non abbia più fasi. Ripeto, la I del personaggio di sto specie di boss, sembra, non è esattamente il top. Infatti sei anche mezzo buggato. Facciamolo uscire, va, che non so mai.
Dio non voglia, ragazzi, che devo recuperare qualcosa dal corpo di sto stronzo. E si è buggato in casino. Pagia, tanto c'ho il tempo di ricaricare. Dimmi che c'ho il tempo. Cazzo! No! Ci voleva mangiare! Pezzo di... Andiamo di questo, va. Sì, sì, ci stiamo facendo dare. Oh, è bello tosto, ma siamo sicuri che mi ha ammazzato così, sto merda? E vuoi morirci, cazzo? Vabbè, intanto io me la giro, eh. Non sembra particolarmente temibile il tizio qua. Cazzo. Pericolo. Fanculo. Chiura, chiura. Vai così, sciura. Combina. Dai. E sbam. Che palle però. Quanto tempo devo starci dietro a sto qua adesso? Secondo me è la madre delle gemelle sta qua. Prendiamo la bastonata e dritto nelle chiappe, ragazzi. Vuoi morire, brutta merda? Sbam. Ma quanto danno gli starò facendo, secondo voi, ragazzi? Com'è un cazzo? Dai, ci vuoi morire, cazzo? È tipo un fantasma, secondo me questo qua non lo ammazziamo così. Cioè, ragazzi, io ho finito tutti i colpi del fucile e... sti cazzi, questo qua non muore. Maledetto chiappone... rugoso. No, non si ammazza così sto qua, raga. No. Allora, io devo stordirlo perché devo avere il tempo di fare qualcosa. Questo l'ho già esaminato, non possiamo farci una mazza. Allora, teniamo questo, l'equipaggio. Qua non posso recuperare niente, eh. C'è una porta qua dietro. Dov'è? Camera dei bambini. Penso possa passare comunque. Non saprei, ragazzi, se questo fantasma che cazzo è. C'è una lettura. Va ucciso in sta maniera qua. Ok, la camera delle gemelline. Allora, questi disegni infantili mi inquietano abbastanza. Al tizio col martello in basso a sinistra, il papà medico e la mamma che dipinge. Quello dovrebbe essere il nonno, quello in basso a sinistra. Ok. Allora, momento, cosa c'è qua? In questa apertura potrebbe starci qualcosa. No, questo non credo proprio. Beh, abbiamo un disco di vinile che non so assolutamente, o non mi ricordo dove va utilizzato. Lettura. Allora, cos'era più? Diario di una bambina. 15 novembre 1980. Siamo fuggite dalla villa il più silenziosamente possibile in direzione del porto ai piedi della collina. La mamma sembrava agitata, aveva difficoltà a respirare e delle grosse vesciche iniziavano ad apparirle sulla pelle. Eravamo a metà del vecchio ponte di legno, circa 20 metri sopra il fiume, quando da dietro gli alberi, su entrambi i lati, sono apparsi altri uomini con indosso tute orribili. La mamma indietreggiava verso il parapetto stringendo me e mia sorella. Il ponte scricchiolava e crepitava sotto il peso degli uomini che si dirigevano lentamente verso di noi. Eravamo sempre più vicine al parapetto, sospinte dalle braccia della mamma, quando un'asse ha ceduto e con un urlo mia sorella è piombata di sotto. Aia. L'ho afferrata per un braccio, ma non era abbastanza forte per trattenerla a lungo. È precipitata, non ho potuto impedirlo. La mamma non ha avuto tempo di reagire e ha perso l'equilibrio a sua volta. Gli uomini ci hanno raggiunte e ci hanno condotte dal nonno Noah. La mamma peggiorava a vista d'occhio. Secondo me quella lì è la madre, ragazzi. Il nonno mi ha fatto gettare in una cella, e quella era la piccola Anna che abbiamo aiutato. Ha detto che per quanto avessi urlato nessuno mi avrebbe sentita. Ha aggiunto che la morte di mia sorella mi aveva resa inutile perché aveva bisogno di entrambe per aprire la camera blindata. Ok.
Infine se n'è andato e sono rimasta sola, chiusa in una cella alla debole luce di una singola candela. Ho pianto e urlato fino a non poterne più. Queste potrebbero essere le ultime parole che scrivo. Sono sicura che morirò qui. Perché è dovuto succedere? Vorrei che tu fossi con me, papà. Allora, quindi la sorella teoricamente è morta, ma secondo me la sorella, ragazzi, è la nostra protagonista, che non ricorda assolutamente l'incidente. Anna l'abbiamo salvata, la madre peggiorava con delle vesciche, secondo me è quel fantasma lì, raga. Fantasma, comunque, quella specie di mostro volante, che cazzo è. Allora, disegni, ridò un'occhiatina veloce, raga. Qua c'è da inserire qualcosa. C'è un'altra porta qua, voglio dare un'occhiatina prima di riaffrontare il bestione. Al massimo vado avanti a prendere la mazzata, raga, a fare un piccolo taglietto. Non so quanto ci voglia per uccidere quello schifo. Ufficio, oh, perfetto. Dovremmo poter sbloccare la porta dell'ufficio ora. Il disco in vinile va qua, ottimo. Altri enigmi di merda, perfetto, mi piace. Una bomboletta spray. Un bel po' di sangue. No, partiamo da qua, dal camino. Un caminetto è stato acceso di recente, ok, quindi qualcuno... Quindi qualcuno è venuto qua ad allietarsi con le fiamme del caminetto. Allora, allenta componenti arrugginiti. Finalmente la porta arrugginita, ragazzi. Libera meccanismi bloccati. Oh, bella lì. Andiamo a vederla a breve. Altra porta di qua. Questo cos'è? Manca un occhio. Il busto di un vecchio. Una delle orbite è vuota. Quindi va inserito qualcosa qua. Ma non che magari se levo quest'altro occhio, no. Va bene. Qua ci va un occhio. Questo è un dipinto. La porta bloccata. A porta di metallo sono già stata lì. Esattamente. Anche se ti poni la domanda, zia, ci siamo stati. Il disco in vinile va inserito qua, però aspettiamo un attimo, raga. Ok. Ma io sono rimasto a secco di tutto. 38. Diventa un po' più complicata la faccenda qua. Solo tre di questi. Cazzo. No. Merda. Ok. C'è una lettura. Per un attimo. Il cadavere è ancora caldo. Probabilmente era vivo fino a poche ore fa. Cosa sta succedendo qui? Non credo sia il padre delle bimbe sto qua, raga. Boh. Una collezione di volumi scientifici. Vediamo un attimo. William Wilde. Sì, sì, è lui. Padre delle bimbe. Allora, diamo un'occhiatina. 17 dicembre 1994. Sono tornato nel bagno dove avevo lasciato la donna e ho scoperto che è scappata. Ok. Come ho potuto essere tanto incauto? Non ho altri soggetti su cui fare esperimenti e visto che sono stati tutti trasferiti al nuovo ospedale, ottenerne di nuovi è complicato. Non ho intenzione di attendere oltre, non sopporto di vederla in quello stato. È causa mia e del mio ego. Somministrerò l'antidoto a Maria. Assolutamente Maria quella lì. 17 dicembre 1994, ho iniettato l'antidoto a Maria. Inizialmente il suo corpo ha iniziato a contorcersi e lei ha lanciato un grido assordante. È durato solo qualche secondo, poi è tornato il silenzio e lei è collassata sul letto. Era lei, la sua pelle, i suoi capelli, i suoi occhi che mi guardavano, perfettamente lucidi. Quando ha mosso debolmente le labbra per dire qualcosa, mi sono avvicinato per ascoltare. Quello che ha detto mi ha raggelato il sangue. William, mio padre, ha preso le bambine. Ok. Mi sono allontanato perplesso, i suoi occhi si sono chiusi lentamente e un sorriso è apparso sul suo viso. Ha aspettato tutto questo tempo intrappolata in quella creatura per dirmelo? Finalmente la sua vita si è conclusa. Riposa in pace, amore mio. Ciò che ti farò non può essere espresso a parole. Ok, Noah, il nonno. Dopo che mi avrai detto cosa hai fatto delle mie bambine, mi supplicherai di ucciderti. È strano, non mi sento per nulla bene. Il mio battito è accelerato, ho la bocca secca, la mia vista si è annebbiata, mi si sta chiudendo la gola. Questi sintomi, qualcuno ha avvelenato il vino.
Aia, hanno seccato. Ma non è i ragazzi che Noah, il nonno, in realtà è il prete? E qua poi bene o male... Ok, possiamo uscire di qua, però proviamo a mettere il vinile. Anzi no, sti cazzi. Fuori è troppo buio per vedere qualcosa. Ma te, zia, non devi vedere, devi darti la gambe, cazzo. No, non possiamo esaminarlo. Allora, proviamo il vinile. C'è anche una porta qua. Allora. No, un attimo. Esamina, va. No, non c'è una mazza. Ok. Usa. Bella lì. E vai. Ma cazzo funziona? Io i vinili non ce li avevo, ragazzi. Ah, la manovella, ok. Non è che questo è quello che placa il mostro, raga? Che cazzo di... momento, raga, eh? Prova a continuare a schiacciare la manovella, vediamo. No, riparte da capo. Sto provando un attimo, raga, ma... Allora, cosa dobbiamo fare qua? Manda diretto sul vinile. Non è che abbiamo rianimato il tizio, no? No. Va bene, proviamo ad andare di qua. Vedo del sangue. Porta aperta. Ok, ci ha sbloccato semplicemente la porta dell'ufficio, corridoio del secondo piano. Perché sta musica? Fanculo. Ha fatto il giro, la merda. L'orologio, forse ho il tempo. Ora ho il tempo di ispezionare per bene questa stanza? Mi sa di sì, raga. Comunque credo che il pungolatore serva per stordire la merda, non di più. Niente. Allora. Sono polmoni gemelli siamesi, che esperimenti raccapriccianti, ok. Comunque possiamo andare a sbloccare la porta. Tanto per. Tizio qua che si stava pappando il mostro. Completamente inutile come sezione, va bene. Non lo so, raga. Allora, abbiamo suonato quella merda lì. Il mostro si è spostato. C'è che è tornato. Va bene, andiamo. Proviamo a uscire di qua, allora. La stordiamo e ce la diamo a gambe. Comunque, qua va inserito un occhio. Nell'altra stanza, quella delle bimbe, va inserito qualcosa nella parete. Io andrei anche a salvare, magari. È in giro, è in giro. È assolutamente in giro. Di qua andiamo verso la biblioteca. Quindi ci rifacciamo la biblioteca. Voglio uscire, diciamo, dalla sezione, ma in maniera tranquilla. Quindi diciamo pure dal lato più semplice. Corridoio della sala da pranzo. Ok. Eccola. Fottiti. Sala da pranzo. No, da qua non c'ho via d'uscita.
Che due maroni. Di qua. Bagno, sti cazzi. Non aveva via d'uscita il bagno, no? Giustamente un bagno. Allora, possiamo mettere a gira. Ok. Niente, mi tocca stordirla un attimo. Allora, per uscire da sta sezione, se io esco di qua senza farmi fregare, esco e subito a destra, giusto? Sì, esco e destra. Vediamo se posso risparmiare i colpi. Era piazzata qua comunque, la merda. Abbiamo fregato. Solo che sono sicuro ce la ritroviamo. Ma forse magari no, in questa sezione no. Comunque ragazzi, do una salvatina al volo. Se non ricordo male, la sezione più vicina per salvare dovrebbe essere qua. E andiamo a vedere la porta arrugginita. Era qua per salvare. No. Che palle, quando mi perdo così veramente mi vengono due balotti giganti. E allora era di qua. Che cazzo. Ma sti cazzi, cioè, sai cosa c'è? Salvo appena... boh, non lo so. Vaffanculo. Spero di non schiattarci. No, no, devo salvare, dai. Devo salvare, ragazzi. Qua possiamo salvare. Ambulatorio, ok. Allora ragazzi, io do una salvatina e noi ci becchiamo direttamente dalla porta arrugginita. Ok ragazzi, andiamo a vedere. Dovremmo poter riuscire ad aprire il tutto con quella bomboletta. Finalmente possiamo dare un'occhiata a quella famosissima porta arrugginita che ho provato ad aprirla dai primi episodi praticamente. Reparto, no! E adesso? Cazzo! Io sono nella merda, proprio detto onestamente, ragazzi. Non ho più niente, a parte vabbè. No, no, è già morto. Grande. Oh, allora, diamo un'occhiata. Usa. Là. Uno. Abbiamo anche dei... cosi qua in basso. Due. Trova modo per forzarla. Ma come non si muove? È ancora arrugginita, ma ora potrebbe funzionare. È ancora arrugginita, ma ora potrebbe funzionare. Non è che c'è qualcos'altro da lubrificare qua, no? Ma non è possibile, sta porta è veramente tediosa, ragazzi. Ma che cazzo è? Rilubrifica. Devo forzare l'apertura, cazzo. Abbiamo lubrificato, ma che cazzo è? Mi lubrifico i maroni adesso, perché non è possibile. Che cazzo vuole di più sta porta qua? I cardini vanno lubrificati, no? Usa. Raga, non lo so. Mi sa che ci stoppiamo qua. Onestamente, buh. Quando dove siamo arrivati, ok. Non è che magari... do un'occhiata alla stanza, magari ho spawnato qualcosa di utile, buh. Questa è chiusa. Ok, non si apre, fin qua ci siamo. Non esce acqua, chi se ne frega. Bambolotto qua di merda. Per un istante è sembrata quasi viva, vabbè. Strumenti chirurgici non sembrano essere in buone condizioni. Ma non è che magari ci devo... non lo so, ora faccio varie prove. Allora. Non si può usare questo. Non lo so, raga. Boo.
martellate tipo? No, eh. Ah, è andato. Ok, bastava dargli un colpo col martello, un colpo solo. Ok, diamo un'occhiatina qua dentro, ragazzi. Stanza dei neonati. Carica un po', va. Ok. Che bello andare con una luce fissa, raga. E l'arma in mano. Almeno non facciamo avanti e indietro nell'inventario. Terra, zio, non ti vedo. Ok. Vorrei evitare di sprecare colpi, sai com'è. Ok, via, 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 veloce, veloce, veloce. Prendi cazzo di piede di porco, ok. Vai. E muorici, no. No. Ok. Vattene a fanculo. Mamma mia, che roba orrenda. Sembrano cercare di afferrare le bambole appese. Che cazzo vuol dire? Cioè, bambolotti. Non funziona. Beh, è proprio un bel gioco, dei bambolotti impiccati da 10. Che roba è sta qua? Lo scheletro di due gemelli siamesi con le teste unite. Ok, cosa ci facciamo? Niente. Interessante questa sezione. Cos'è? Una incubatrice, ok. Sembra non essere stata usata da molto tempo. Vabbè. E quindi? Che cazzo dobbiamo fare noi qua? Non mi dia che mi ha sbloccato. Ah no, è un'altra sezione, ok. No, il tipo in carrozzina, no! Sono, no, forse non è quello piuttosto. Piuttosto è quello che abbiamo ucciso poco fa. No, ho sbagliato. Porca troia. Qua ci schiattiamo, ragazzi. Morici. Ok. Stai giù. Stai giù. T'ho detto di stare. No, brutto. Merdoso. Da Eva, vacca da Eva, cura. È cura. Ok. Allora, un momento. Siamo arrivati da lì. Non mi freghi. Bella lì. Ottimo. Facciamo un po' di cassa di munizioni. Non è che qua riusciamo a recuperare l'occhio, raga. Mamma mia, che posto lugubre. Ancora uno specchio. Un volto umano. Ok, abbiamo già letto. Qua dobbiamo accendere. No, sala parto. Ok, ma dove sono sbucato? Qua possiamo salvare, raga. E allora vaffanculo, ho sprecato un rullo. Sti cazzi. Vai a capire. Una vasca piena di sangue. Vabbè, raga, allora arrivati a sti punti facciamo così. Io salvo qua e riprendiamo da qua la prossima volta, così esploriamo questa sezione qui. Mi sono andato avanti un po' troppo, mi sa, ragazzi, a livello di tempo. Però a sto giro mi ha preso parecchio. Ok, vabbè, ci rimangono due rullini. Sono sufficienti, anche perché, come vedete, non salvo in maniera nevrotica, anche perché non ce n'è tante a disposizione di questi nastri qua. Comunque, salviamo. Progressi salvati. Ragazzi, direi che ci stoppiamo qua. Riprenderemo la prossima volta con Tormented Souls. Penso si possa varcare questa porta qua, andare avanti. Spero di riuscire a recuperare in questa sezione qualcosa di utile per poter andare appunto avanti nel prossimo episodio. E non dobbiamo scordarci che abbiamo ancora nel freezer lo stampo di quel meccanismo che dobbiamo sbloccare sotto al salone principale. D'accordo, ragazzi, come detto riprenderemo la prossima volta con Tormented Souls. E come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete, ci becchiamo al prossimo video. Ciao!